regista si trova, dai. Che l'omaggio che vuoi fare, io inviterei il sindaco a venire tra i nostri ospiti, perché state così, guardate, c'è la parte più commovente e più emozionante fra poco, quindi vi prego di gustarla pienamente, perché è il momento del conferimento ai due nostri ospiti. Per cui il sindaco vorrà certamente dire qualcosa, è importante il suo saluto, ma lo farà, caro sindaco, dopo Bella Ciao. Intanto lo improvvisiamo e se volete andiamo a per far rivivere
l'orgoglio che stasera è rappresentato dal professore Trevisace e dalla professa Nella Matta Rocca. Io la ricordo sempre così, io ricordo Nella Matta Rocca così perché da giovane da ragazzini ho frequentato la sezione Paolo Cappello del Partito Socialista. Lei era un riferimento, un faro della Democrazia Cristiana. Loro hanno dato vita al primo centrosinistra con sindaco l'avvocato Mario Strangaggio e vice sindaco l'avvocato Michele Cozza. Quindi io la ricordo sempre così per il suo impegno politico, non avendo avuto la fortuna di averla come mia insegnante. Però devo dire che le cose che ricordava Mimmo, le tre cose alle quali poi si aggiunge qualche altra cosa, che sono appunto la Costituzione, appena mi sono insediato, è stato il primo atto che ho fatto insieme al maestro Francesco Verdi del Conservatorio, Annalita Carla, il nostro dirigente, ho costituito l'Orchestra Simonica Abruzzo, perché una cosa, professor Trevisace, che avevo in mente da quando sono stato nel 2001 assessore alla provincia e abbiamo tentato, all'epoca con il presidente Agri, di realizzarla, ma non ci siamo riusciti. La prima cosa che ho fatto come sindaco, avendo il potere per farlo, ho costituito l'Orchestra Simonica Abruzzo, di cui da sindaco pro tempore sono presidente orgogliosamente, fatemi un po', sono orgogliosamente di questa creatura importante che ripeto non è né del sindaco né dell'amministrazione comunale, ma è patrimonio di tutta la città. Così come patrimonio di tutta la città questo importante riconoscimento che abbiamo ottenuto grazie all'impegno e alla volontà di un'altra persona. Io stasera voglio ancora una volta ricordare e salutare e ringraziare che è il nostro magnifico rettore, il professore Nicola Leone, che con la nostra lungimiranza ha contribuito a realizzare il sogno, che era il sogno di Mancini, il sogno di Guarasci, ma anche il sogno di Riccardo Misasi e del magnifico primo rettore che ha creato questa, questa bellissima realtà che è Beniamino Andreatta. Quindi anche questo non è un risultato di una parte, è un risultato della città, perché dopo 50 anni l'università, come ho detto io, sbarca a Cosenza e sbarca nella parte più rappresentativa della storia e della tradizione culturale della nostra città, che è il centro storico. Costringe un altro patrimonio di tutti, così come patrimonio di tutti, e questo, questa partecipazione sentita, lo ha ricordato il professore Trevisace, non è un tentativo che abbiamo messo in campo per avere una prima pagina di giornale e basta. Noi ci crediamo e ci abbiamo investito, perché se uno non ci crede non ci investe, il comune in dissesto non investe risorse economiche se non crede in un progetto. E quello è un progetto ambizioso al quale tutti dobbiamo ambire, al quale tutti dobbiamo partecipare. Lo abbiamo detto in conferenza stampa, nella presentazione del dossier, lo diciamo perché a quello, ecco, è il vero patrimonio di ogni cosentino, perché non è un progetto chiuso, non è un dossier che è chiuso e consegnato. Fino al 15 di dicembre noi lo possiamo e lo dobbiamo arricchire di tante iniziative, di tanti contributi, di tante idee, di tanti progetti che ogni singolo cittadino può presentare e noi utilizzare per arricchire quel dossier. Noi vogliamo partecipare, sì, però come ho detto non sono un decubertiano. Io competo, anche nella mia attività sportiva competo, competo per vincere e mi piace vincere, anche se non ho mai nella mia vita vinto facile. E anche questa è una battaglia difficile perché concorrevano già altre 25 città, adesso ne concorriamo 16 città. Vi dico che già arrivare a superare questo step del 15 di dicembre e quindi entrare nelle 10 città finaliste è un grande riconoscimento, perché una sola vince, ma le altre vengono riconosciute a pari merito, essere meritevole anche loro di, questa, di questo riconoscimento. Per cui è un titolo ambizioso per la nostra città ed è della città, perché ci sarà il 2026 quando noi avremo terminato la nostra esperienza comunale, quindi è un
un patrimonio che si consegna alla città che verrà dopo di noi, all'amministrazione che verrà dopo di noi e alla città che ci sarà anche dopo di noi. E quindi questo è un altro patrimonio della città, ma ci sono alcune cose che hanno anche caratterizzato un impegno culturale di questa amministrazione, che è stata, potremmo dire, il ritorno della lirica al meraviglioso teatro del Danno. Mancava da tanti anni la lirica e noi l'abbiamo riportata nel nostro teatro, nella nostra città. Teatro di tradizione, non poteva essere un riconoscimento migliore quello di un finanziamento del Ministero per la stagione lirica, che ha dato risultati impensati, tant'è che il Ministero quest'anno ci ha incrementato il contributo, non l'abbiamo chiesto noi, ma il riconoscimento alla bontà dell'iniziativa è stato certificato dal Ministero della Cultura, che ci ha quasi raddoppiato il finanziamento. Quindi è un qualche cosa che è importante per la città, non è sicuramente per l'amministrazione, come anche il fatto che noi, grazie alle iniziative messe in campo da Antonietta Cozzi, con l'iniziativa Libri in Comune, che ha avuto un grande successo, ha fatto sì che insieme all'aiuto dei nostri scrittori e dei nostri editori si raggiungesse il risultato di essere Cosenza tra le 200 città d'Italia dove si legge di più. E questo ci ha consentito di partecipare ad un bando ministeriale che ci ha portato ad essere la seconda città in Italia per riconoscimento anche questo del ministero, quindi destinataria di un importante finanziamento in questa direzione. Quindi è tutta un'attività che è messa in campo e che noi ci auguriamo possa contribuire insieme a tutte le altre iniziative che già fanno parte di quel dossier, professore, al quale hanno già partecipato fondazioni ed associazioni della nostra città, che hanno arricchito quel dossier. Partecipare ancora, dare ulteriori idee, dare ulteriori contributi, e ci darà la possibilità di aumentare le nostre chance di successo. Non voglio andare oltre perché il tempo è tiranno. Io sono contento veramente di avere stasera l'onore di premiare il professore Trevisace e la professoressa Nella Matta Rocca. Mi permettete di salutare, perché ce l'ho più pratica, ci vediamo spesso anche per ragioni istituzionali, il nostro provveditore di studi, Loredana Cernicola, e poi naturalmente anche la compagna del professor Trevisace, la professoressa Sembra. Vi ringrazio tutti quanti voi e vi chiedo veramente di aiutare Cosenza a concorrere sempre più concretamente al raggiungimento di questo titolo. Lo si fa anche sostenendo sui social, sulle iniziative pubbliche, sui dibattiti, parlando per strada. Questa Cosenza capitale della cultura, se sarà riconosciuta a noi, ecco, dovrà essere veramente il rilancio di una identità culturale di una città che è ricca di storie, di tradizioni e soprattutto, per come hanno ricordato, di uomini illustri. Stasera abbiamo una donna e un uomo illustre della nostra città. Io credo che stasera abbiamo scritto una pagina bella di storia cosentina, tramandando a chi verrà dopo di noi, perché questo è il segno, uno di quei segni che nasce dai sogni, tramandando a chi verrà dopo di noi anche il ricordo di figure importanti della nostra città, che hanno dato tanto e che con il loro insegnamento ancora continueranno a dare tanto alle generazioni future. Grazie professore, grazie a voi. Un minuto di diritto conclusivo è quello che forse è più importante per noi, per la cerimonia che suggella questo riconoscimento. Intanto grazie a Massimo Verdi e a Bianca Rende per le loro relazioni, a pari del coraggio perché ci ha raccontato la vicina, loro si sono raccontati, sono per disagio nella madre. E il sindaco è chiamato a fare questi due conferimenti, ovviamente cominciamo con il professore Trevisacce. Noi come commissione abbiamo pensato questo, ci siamo riuniti sindaco e abbiamo pensato a questa sintesi, riconoscimento per meriti culturali al centro Trevisacce, una vita per la ricerca e la pedagogia, una vita per lo sport.
semplicemente questo, perché è quello di tutto il significato di una preghiera. Qualche minuto in più per la foto, qualche minuto in più per la foto. E poi prendiamo nella matta, sempre dal sindaco. Noi abbiamo pensato sindaco come commissione cultura, a riconoscimento del merito culturale, a nella matta, gli occhi che hanno visto cambiare il mondo. Basta solo questo. Quindi abbiamo sintetizzato e praticamente il governo che abbiamo visto tanti. Un minuto per me. Io vorrei che questo fosse un momento non solo di riconoscimenti, ma come giustamente dice Massimo Lente, occasione di progetti futuri, di rilancio. E questo momento Cosenza deve concorrere tutta insieme al rilancio culturale, perché Cosenza sia capitale della cultura. Non posso neanche parlare più bene, perché guardate, noi non vediamo qui, io giurito il pezzo che avete giurito anche voi di questa bellissima serata culturale. Ringrazio però il collega Spataro, che è stato per tutta la cerimonia qui e so che cosa significa questo, un gesto politico di questa città. Bene, grazie. Le foto, se non vi andate.